Benvenuti nel sogno socialista, dove tutti hanno diritto ad una casa. Una casa che magari abbia solo il minimo indispensabile e che non sia poi chissà quanto grande. O magari una casa che abbia solo il minimo indispensabile e che sia di default molto piccola. Milipisdrichiskaya. Ciao, io mi chiamo Sydney, ho studiato inglese e russo all'università, parlo fluentemente queste lingue, sono attrice di teatro, faccio diverse cose tra le quali tenere questo canale e in particolare tenere anche questa rubrica russaliana, Appunti russi di un'italiana, in cui sei capitato, in cui io ti racconto della mia vita quotidiana in Russia. In uno dei video precedenti ti ho raccontato, o almeno ci ho provato, dove vivono i ricchi, ma cioè i ricchi proprio, i ricchi, 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 ricchi. Mentre in questo video ti racconto dove viviamo noi poveri. Ci sono principalmente tre tipi di case dove vivono i poveri. Perché tre tipi di case? Perché per ogni tipo queste case sono tutte uguali e all'interno hanno tutte appartamenti con la stessa identica planimetria. Queste case sono le Khrushchevki, le Brezhnevki e le Gorbaciovki in minor numero, cioè sono edifici, palazzi costruiti rispettivamente all'epoca di Khrushchev, Brezhnev e di Gorbaciov. A tutti è chiarissimo quando si dice la parola Khrushchevka o Brezhnevka o Gorbaciovka. Cioè, può capitare di parlare con qualcuno e domandare dove vivi? Ah, io vivo in una Khrushchevka. E immediatamente si capisce in che tipo di appartamento vive quella persona. Normalmente succede tantissime volte di andare ospiti a casa di qualcuno che ha un appartamento che è esattamente identico al tuo come planimetria. Una volta gli appartamenti erano identici non solo come planimetria, perché adesso oramai ti puoi rifare il bagno come ti piace, rifare le mattonelle come ti piace, ma quando una volta in Unione Sovietica gli appartamenti non venivano acquistati, ma venivano ricevuti dallo Stato, capitava spesso che gli appartamenti fossero uguali anche in quanto a mobilio. E questo è lo spunto che ha fatto nascere il soggetto di un film molto famoso in Russia che viene rivisto ogni anno proprio come il nostro Natale in casa Cupiello, che si intitola Ironia Sudbu. È un film di Eldar Riazanov che fa ironia proprio sul fatto che ci siano case in diverse città della Russia che sono esattamente identiche. Oltre a queste, bisogna dire però che ci sono anche le Stalinki. Le Stalinki sono più vecchie, sono costruite all'epoca di Stalin, come qualità sono anche migliori. Stiamo parlando di case di mattoni con i soffitti alti, con le stanze molto spaziose, che però spesso poi negli anni a venire sono state divise un po' alla di cane. Per quanto riguarda invece le Khrushchevki, le Brezhnevki e le Gorbaciovki, c'è un tipo di casa in particolare che è molto popolare in Russia, le panelne dama, le case fatte modulari, gli edifici modulari, cioè ogni piano e ogni appartamento prefabbricato e vengono messi uno sopra l'altro. Così io ho vissuto in diverse di queste case e si vede proprio che sono fatte a blocchi e messe insieme così. Adesso voi vi domanderete: ma com'è? Questi russi vivono, questi moscoviti, perché qui stiamo mostrando la città di Mosca, questi moscoviti vivono soltanto negli edifici vecchi? Non ci sono edifici nuovi? No, ci sono edifici anche costruiti negli anni 90, io ho vissuto in uno di questi. Ci sono anche edifici che vengono costruiti in questo momento e nei quali è possibile comprare un appartamento mentre l'edificio è ancora in costruzione per averlo poi in consegna fra 2 o fra 3 anni. Si può comprare addirittura un appartamento già ammobiliato. Una delle compagnie più famose che produce questi appartamenti in grande quantità per le numerose persone che vogliono trasferirsi a Mosca, si chiama Peak. Sono edifici altissimi, anzi io mi domando come sia possibile che
si costruiscano edifici, tra l'altro così alti, talmente vicini tra di loro che ci sono appartamenti dove non batte mai il sole praticamente. Hanno delle aree gioco per bambini, delle aree insomma verdi, che comunque rispetto alla quantità di persone che possono ospitare sono troppo piccole, e gli appartamenti che contengono sono senza balconi. E per farvi un'idea del metraggio e dei costi, parliamo di monolocali che includono quindi una camera da letto con un soggiorno e una cucina. Si distinguono dai monolocali degli edifici vecchi perché più che monolocali sono jevradvushke, cioè bilocali all'europea, cioè hanno una grande cucina soggiorno, camera da letto e un bagno. E un monolocale di questi, il più grande, è intorno ai 37 metri quadri e costa circa 11 milioni di rubli, mentre i bilocali, il più grande, intorno ai 56 metri quadri e hanno, sì, normalmente questo di 56 metri quadri, noi l'abbiamo visto anche due bagni per esempio, però 56 metri quadri, tutto molto minimalistico come dimensioni, e il costo si aggira intorno ai 17 milioni di rubli. Ora, se voi fate la conversione con il cambio corrente, che è di 100 rubli per un euro, vi esce fuori che comprare un bilocale in un quartiere non troppo periferico di Mosca vi può costare anche 170.000 euro. Considerate però che il cambio del rublo è così buono per chi ha euro adesso. Prima della guerra il cambio era diverso, quindi avreste avuto una somma diversa in euro. Questi soldi, 17 milioni, rispetto a quanto guadagna un russo medio, sono tantissimissimissimi per comprare un appartamento veramente piccolo. Venite con me, adesso vi faccio vedere come è fatto il Padiezd. Innanzitutto, vi spiego, il Padiezd è l'entrata dei palazzi, si chiama così, Padiezd. Innanzitutto non ci sono i citofoni come in Italia, dove c'è scritto il cognome di chi ci abita, ma c'è il domofon, dove si digita un codice per chiamare l'appartamento che desideri o per aprire il portone se non hai la chiave magnetica che la apre. Il domofon è fatto così. Eccolo qui. Adesso io digito il mio codice segretissimo, non ve lo faccio vedere. Io la chiave magnetica ce l'ho, però ecco, questa grande porta di metallo si apre, si entra. Qui c'è sempre puzza di gatto non castrato molto peloso in tutti i padiesi. Questa è la rampa per il passeggino. Noi siamo molto fortunati di avere la rampa per il passeggino, come potete vedere è una rampa di fortuna che pesa i cani morti, quindi dopo aver appena partorito è anche abbastanza una faticata se sei da sola, farla, cioè su e giù, portarla su e giù, si apre così e così. Io la lascerò aperta adesso perché mio marito sta per arrivare con la bambina. Queste sono le cassette delle poste, le cassette della posta vecchissime. Questo che voi vedete qui è il Musarapravod, cioè non mi ricordo più in italiano come si chiama, l'ho visto in alcuni palazzi in Italia, nel nord Italia, un tubo attraverso il quale si fa scendere giù l'immondizia. Una cosa molto poco igienica e a causa della quale tuttora in molti palazzi moscoviti ci sono un mare di scarafaggi. Ascensore. Anche l'ascensore piccolissimo. Capita spesso e volentieri che puzzi di pipì. Io sinceramente non so quale sia l'ospizio di fare la pipì nell'ascensore, però ci sono delle persone che non so perché pisciano in ascensore, ve lo giuro, non lo so perché. Arrivati al proprio piano, in questo tipo di case che, come vi dicevo, si chiama panelli dom, panelli dama, sono questo tipo di case modulari,
di edifici modulari, ci sono diversi per entrare nei diversi corridoi. E nei corridoi ci sono diversi appartamenti. I corridoi normalmente hanno questo aspetto claustrofobico e spaventoso e sono anche, diciamo, che avrebbero bisogno di manutenzione. Tra l'altro, secondo me, antincendio, queste porte non dovrebbero essere chiuse, ma le chiudono tutte e si blindano dentro come chissà che cosa avessero da farsi rubare. È una cosa che ci desta molto perplessità a mio marito, il fatto che più poveri si è, più si ha paura di attirare l'attenzione per quel minimo che si ha. Benvenuti in un tipico appartamento bilocale di 54 metri quadri di una Panelli Dome. Quello che vedrete adesso non è nemmeno poi così male, perché in questo video io vi posterò alcune fotografie di annunci di Zean, che è un sito sul quale si può trovare casa in affitto o in vendita qui in Russia. È il sito più popolare forse per trovare casa. Sono posti in cui molte persone in Russia vivono, persone che magari anche con un certo status, voglio dire, non c'entra niente, semplicemente ci si ritrova a vivere in queste case. Questa casa non è affatto male, sono divise così, c'è un disimpegno dove si tolgono le scarpe, norma igienica in Russia che io approvo molto e vorrei introdurre anche in Italia. Normalmente nel disimpegno si fa stare un armadio o qualcosa per mettere i cappotti, le giacche, tutte le scarpe, perché sono cose che devono stare nell'entrata, le cose che si usano fuori in strada. C'è un corridoio, normalmente sempre molto piccolo, e scusate il disordine, voi avrete già visto una casa simile a questa con la planimetria praticamente identica nel mio video che si intitola Vivere in una dittatura, che ha avuto migliaia di visualizzazioni, non so come mai, e vivevo in un altro quartiere di Mosca, non con mio marito, ma con una carissima amica, in un appartamento identico a questo, salvo che per il mobilio, per il colore delle pareti e per varie scelte che erano state fatte all'interno. Continuiamo. Camera. Normalmente c'è un'altra camera che nel caso quando io vivevo con la mia amica era una camera da letto, mentre adesso è un soggiorno slash camera da letto slash studio slash camera in cui facciamo asciugare i vestiti slash studio in cui facciamo i video, in cui registriamo audio e cose del genere. E cucina. Marito che sta cucinando? Ascolta podcast in inglese. Vi racconterò un'altra volta che cosa cuciniamo noi quando mangiamo. Cucina anche piccolissima, super funzionale. Ci sono sempre, anche qui, ci sono delle cose che non ci stanno tanto bene a noi italiani, perché le rifiniture sono fatte proprio all'acqua di rose. Molte cose sembrano incollate con la saliva e ci sono spesso tubi scoperti o spazi, buchi, buchi, fessure, insomma, dove si annida sporco, dove è impossibile pulire e che considera c'è il muto raprapo e come dicevo può capitare di trovare degli scarafaggi, noi siamo anche fortunati di averne visti pochi e di essercene liberati come vi racconteremo in un altro video grazie a un uomo vestito da astronauta che è venuto a sparaflesciarci la casa. Voglio dire, in queste condizioni diventa un po'... Oh, diventa insomma un po' difficile sbarazzarsi dagli animaletti perché è difficile avere le stesse identiche condizioni igieniche da mastro lindo che abbiamo o che pretendiamo di avere spesso in Italia, almeno specialmente a sud. Io vedo le nostre mamme ossessionate dal pulito. Ci si deve un po' adattare se si vive all'estero, se si vive in Russia, non so, in Inghilterra già ci si doveva adattare. Io ho vissuto in Inghilterra per un periodo.
Ma in Russia bisogna adattarci sì, anche un pochino di più. Normalmente questi appartamenti hanno un balcone che però i proprietari chiudono se riescono, isolano anche dal freddo, come si dice, fanno l'isolamento termico e in questo modo il balcone diventa uno spazio extra utilizzabile anche durante l'inverno, come per esempio studio, non so. Questo balcone che abbiamo noi non è isolato proprio dal gelo, non è riscaldato come, cioè io ho avuto un balcone così in una delle case in cui ho vissuto, ma è comunque semi-isolato, cioè non fischia il vento e soffia la bufera sul balcone, e quindi è il posto ideale per conservarci. Per tenerci la bicicletta in estate, per tenerci l'immondizia, perché in inverno io non ci terrei l'immondizia sul balcone, altrimenti poi devo uscire fuori dal balcone, e per tenerci per esempio un armadio con gli strumenti, con cose vecchie, con cose che non servono. Altra particolarità degli appartamenti in stile sovietico, ma in realtà anche dei nuovi appartamenti che vengono costruiti, i bagni non hanno le finestre, lo sapevate già da un altro video, ma proprio una particolarità di questi edifici sovietici è che i tubi sono sempre scoperti e anche i fili elettrici in realtà qui probabilmente sono nascosti dietro le carte da parati, dentro a queste guaine di plastica. Vengono fatti all'interno dei muri probabilmente perché così se si rompe qualcosa non bisogna rompere tutto il muro. Tanto il muro già sta cadendo a pezzi. Vi faccio vedere il nostro bagno. Camera toilette, che è praticamente una cabina dove fai i bisogni. Il nostro bagno è ancora uno moderno, molto bello. Io ho visto dei cessi, scusate il termine, ma si chiama cesso questo. Ho visto dei cessi bruttissimi, pareti che danno l'illusione di essere di marmo, ma sono di una specie di cartone laminato. E in moltissime case sono così, anche qui siamo fortunati perché a volte ci incollano soltanto una specie di pellicola. E da qui si apre la porta degli orrori, all'interno della quale ci sono tutti i tubi e i contatori. Questa è una cosa che io in Italia non ho mai visto. Poi vero è che in Italia magari vivevo in una villa di lusso, ma non mi risulta che chi vivesse nei palazzi, che chi vive nei palazzi in Italia abbia cose del genere. Camera da bagno, lavandino, lavatrice, vasca, anche qui fortunati perché la vasca è molto più grande rispetto alla vasca tipica di questo tipo di appartamenti in Unione Sovietica, che era tipo la metà di questa, cioè non so a cosa servisse, forse solo a sederci dentro. E anche qui vedete queste pareti fatte così, con i tubi che passano, vedete non è chiuso niente, è tutto fatto, cioè viene coperto soltanto, come si dice in questa parola, cosmetический remont, cioè lavori di ristrutturazione cosmetici, cioè solo per coprire, copriamo con il fondotinta le imperfezioni dell'appartamento, però non è un lavoro fatto bene di ristrutturazione per proprio fare tutto come si deve, no, non fanno questo. Se hai almeno trovato questo video interessante, mi raccomando, scrivi nei commenti che cosa ne pensi delle case in Russia e se trovi delle differenze in particolare con il modo di vivere in Italia. E se non l'hai ancora fatto, iscriviti a questo canale e accendi le notifiche per non perderti i prossimi video che farò per questa rubrica e i prossimi video che farò in questo canale. Ciao!